Ben ritrovati con Agrimag News. Sono stati presentati i risultati della campagna di controllo oleario 2018 del Comando Carabinieri Tutela Agroalimentare. Su 105 aziende controllate sono state riscontrate 46 irregolarità di natura penale e amministrativa, con due deferimenti all'autorità giudiziaria per frode e frode aggravata. Tra le irregolarità contestate, anche la mancata tracciabilità degli alimenti e la violazione delle leali pratiche di informazione al consumatore. Sono state sottoposte a sequestro penale 28 tonnellate di olio, a cui si aggiungono altre 18 tonnellate sottoposte a sequestro amministrativo, totale 46 tonnellate, quantità irrisoria rispetto al totale di oli movimentati in Italia. A tal proposito, il colonnello Cortellessa, capo del Comando Tutela Agroalimentare, ha dichiarato che il settore dell'olio d'oliva in Italia può definirsi un settore sano, e che le violazioni riscontrate non hanno nulla a che fare con la qualità dell'olio.